Mi chiamo Luca Scarlini, sono scrittore e performer, sono dedito all'indisciplina, mi capita di insegnare in varie lingue, in varie materie, di andare in scena con artisti di varie discipline, passando dalla musica all'arte. Ho scritto vari libri occupandomi spesso della relazione tra immagine e società. Gli ultimi due si chiamano Sacre Sfilate e Un paese in ginocchio, raccontano come l'Italia sia, come dire, schiacciata su un'identità di immagine vaticana a tutti gli effetti. Altre cose accadono, scrivo per il teatro e molto altro, ma come diceva Musetta nella Bohème di Giacomo Puccini, sarà meglio che tagli la coda corta al mio castoro. Esiste un paese all'isola di Pasqua in cui ogni anno si tiene un grande festival sulle icone dell'Occidente. Gli abitanti dell'isola di Pasqua vedono la televisione su internet e raccolgono una serie di immagini di cui non sanno minimamente il significato per noi. Tutto questo mondo viene trasformato da questi signori dell'isola di Pasqua in un loro atto performativo che si tiene nel mese di maggio, in cui l'Occidente viene completamente deturnato dal proprio senso, usando alla lettera le stesse immagini. È chiaro, Lady Gaga è forse l'artista più importante di oggi, quella che vende di più, se vendere significa che è un artista a riconoscimento. Non si contano gli artisti che vanno nelle esposizioni che si ispirano a Lady Gaga per rappresentare icone rock di un qualche tipo. Ho contato dopo la morte di Amy Winehouse almeno 12 tableau di artisti contemporanei del più vario tipo a lei dedicati, anche perché l'ultima sciamana del rock ha ben diritto, avendo evocato come sacerdotessa passioni e pulsazioni oscure, ad avere una celebrazione. Ma infine è da sempre da domandarsi se sia più forte l'immagine folle, il make-up alla Di Gabbiano e i capelli architettati come una specie di enorme alveare di Amy e la sua incapacità di stare in scena, il suo crollare continuamente, o qualsiasi mimesi che un artista possa dare. Risposte non ce ne sono. C'è un territorio che ha, diciamo così, una natura per certi aspetti evidente, e quindi è chiaro che l'arte degli ultimi anni produce immagini che comunque per essere vendibili debbono stare bene in un salotto, in un tinello di qualcuno che se le può comprare in Cina di più o in Italia di meno. E dall'altra parte però ci sono immagini, al limite non prodotte da artisti o anche elaborate da artisti ma poi rielaborate da altri, che invece entrano, si incuneano nella nostra immaginazione e non ci abbandonano mai. Negli ultimi 20 anni posso ricordare il ragazzo a Piazza Tiananmen di fronte al carro armato, il famoso cormorano con le ali piene di petrolio della tragedia Exxon Valdez, che è un'immagine falsa, non è vera, è creata da uno studio, o anche la famosa pantera che si sarebbe aggirata nelle campagne romane, che un gruppo di pubblicitari inventò come slogan per l'occupazione dell'università negli anni 90, con scritto "La pantera siamo noi". Pantera mai esistita nella realtà, ma straordinariamente nell'immaginazione. Dunque, le immagini ci eludono perché noi crediamo sempre di poterle padroneggiare, perché noi siamo tridimensionali e loro sono bidimensionali. Quindi i tridimensionali, vedasi anche il privilegio dei film in 3D prodotti da Hollywood negli ultimi anni, hanno sempre l'idea che loro sono più bravi dei bidimensionali, perché hanno tre dimensioni e quindi hanno una sorta di potere rispetto allo spazio. Ma proprio la bidimensionalità, come noto, non può essere padroneggiata dai tridimensionali. Si è riscoperta la prospettiva romana perché era l'unico modo per l'Occidente di poter fissare uno spazio che altrimenti ci era impossibile a livello immaginativo o mentale. E in ogni caso, quando si vedono delle immagini, anche a partire da fatti di cronaca, cose molto quotidiane, sciocche, immagini del telegiornale, realmente l'immagine ha una vita propria, che non è particolarmente gestibile da nessuno, nemmeno in un'epoca di sofisticatissimo controllo e manipolazione del potere dell'immagine. Basti pensare che in ogni caso noi siamo di fronte a un mondo in cui ogni giorno ci sono uffici stampa e marketing che creano immagini perché personaggi politici, economici, figure importanti del potere risultino simpatiche, piacevoli, gradite al pubblico. Eppure, alla fin fine, proprio nelle stesse immagini, basta avere un minimo di capacità di comparazione, basta guardare delle immagini messe insieme,
si scopre assolutamente come tutta questa creazione sia poi cartapesta, non possa reggere. Quindi, nell'epoca in cui sull'immagine si basa il giudizio, in altre epoche le immagini non c'erano, se io volevo sapere dei fatti della Cina ci voleva la parola, il racconto, perché sovente non c'era nessuno a fare fotografie o prima a fare disegni. Ora ci sono tutte le immagini di tutto, basta avere un cellulare e si è visto in alcuni fatti storici, sui mezzi di comunicazione online, questo ha permesso di dare una visione alternativa. È anche vero che naturalmente ogni immagine che viene presentata ha un orientamento estremamente forte da parte di chi la presenta. Eppure nella Babele di immagini che quotidianamente, nei miliardi di pixel che viene pubblicata tutti i giorni da YouTube, ci sono immagini che travalicano di molto lo scopo di chi le ha prodotte e determinate. Perché in un certo senso la bidimensionalità nasconde una nostra necessità teologica. Si dice da parte ortodossa, e rimane fondamentale Pavel Florensky, il più grande teologo ortodosso del Novecento e molte altre cose, che l'immagine, l'icona, è una porta regale da cui si entra direttamente nella divinità. Le immagini dissacrate del telegiornale dovrebbero farci entrare direttamente nella realtà, ma sovente sono talmente manipolate che suscitano rifiuto, assai più che non adesione. E quindi il nodo, credo, del presente e del futuro è capire nell'eccesso di informazione, di immagine, come cosa possa sopravvivere alla nostra noia.